Ah, grazie signora, grazie. E che dobbiamo fare io e voi? E che dobbiamo fare? Proprio niente. E allora che siete venuto a fare? Giorni fa incontrai vostro marito, amico mio carissimo e compagno mio di scuola che non vedevo da 15 anni. Da 15 anni. E come stai? Come lo stai? Io sto in albergo, ma cerco una camera in famiglia. Ma che bella occasione, disse lui. Ti posso mettere a disposizione una camera... Oddio, che è stato? Posso mettere a disposizione una camera in casa mia. Ci accordammo con prezzo ed eccomi qua. Arturo, ma vieni, va venito qui. E allora mi accorderò qui e parlerò con lui. E gli farò pure i complimenti per il buon gusto, che ho avuto sposandomi. E che vedete, mo? Io ero un fiore, ma mi ha già fatto che non mi conosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta. Va sparato? Ha pigliato il revolver e mi ha sparato. Per miracolo non mi ha colpita, perché va trova a me. Chi santo mi protegge. Ma come stamattina l'ha sparato? Solo stamattina. Chi non mi spara se? Il primo colpo di rivoltella me lo tirò. Il primo giorno di matrimonio. A tavola, dopo il secondo piatto. Detta frutta. Nemmeno vi ferì. E per fortuna il proiettile chissà dove andò a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace, la cosa finì. O secondo colpo mi sparò prima mattina. O caffè. Il terzo colpo, il giorno del mio onomastico. È un dolce. Che ne volete sapere? Ma da quanto tempo vi spara vostro marito? Mo dica, da quando ci siamo sposati? 2 anni. E non vi coglio mai! E se succa? Fine mo no! Ma chissà qua, quota è che sta? Eccolo qua, speriamo che stai in buon umore. Ma il vostro marito... Oui, caro Michele! Arturo carissimo, da quanto tempo! Tu mi devi scusare se non mi sono fatto trovare in casa. No, 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 dimmi, ma dove sei più? Sono aiuto a comprare certi colpi e revolvere che erano fornuta. Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te. Ed eccomi qua, siediti, siediti! 15 anni che non ci vediamo. Da vedi, che vedi? Ci hai fatto vedere la camera sua? Tutto bene, tutto bene. Ci hai fatto vedere la camera sua? Ma non ancora, ma non ha importanza. Come non ha importanza? Che è la prima cosa per la stanza, se ti conviene, se non ti conviene. Uè, io non sono casata nessuno. Ma se ne chiude pure la cameriera, tengo una casa coppa e spalla, sarà mio cocco che a me non mi senti. Ma perché non fatico? Fatico! Torna fresco fresco dall'ufficio e ti metto a comandare. Senti, torna fresco fresco dall'ufficio e mi metto a comandare. Va, vado, lo devi, non mi fatto che niente. Povere, come ti attacca a prese, mierda. È tornato nervoso, signorino, spavio, signor. Signor, non rispondete. Tu mi avrei, amica. Che la tra certi risposte che ti fanno sei io sangue in gamba. È meglio che mi sto così. Hai preso il caffè? Sì, no. E me lo prendo pure io, volentieri. Portaci 2 caffè. Certo! Ha ordinato il signore! 2 caffè! Uno per Lord Strong e l'altro per il Cadivè! O caffè voglio da piglio bar! Dorote, va a piglio caffè! Ma che tu si giunga, va a piglio tu! Dorote, va a piglio caffè, dove conosco! Te conosco, te conosco! Me li tutto se pelle! A se ritorno dall'ufficio e me la cade velena! Perché non esistono più divertimenti cinematografi, niente! O caffè, non te voglio pigliare! Schiatta! Dorote! Però dai, non mi mettere che spalla faccio tutto! Ma tu sei pazzo, vai in galera! E poi non ne vado a meno, ma la tazza di che fai? Se capi, non mi ho pinto, giuro! Dietro da niente, mica stavo da fornire! E fornesce, a me c'è acqua da me tutto e dietro! Dietro da danza, mica! Mamma mia!
L'hai visto? E cose niente. Ma vi porto subito caffè. Bravo, oi, com'è bello? Mamma mia, e sta pronto, perché sapendo che tornava e ne aveva fatta la macchinetta freccia. Brava! Ma tu sei sudato, ti volesse cagnare? Ma non so, appena appena un po' che caldato. Attento però, non ti mettere niente a corrente. E povera tu, quello fatica una giornata sana. Ma che significa, perché tu non lavori? E che faccio io, sto tutto il giorno dentro casa. Va, 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 piglio il caffè, va, va. Ma vi porto un caffè, ca... Ok, ora... Dunque, Michele!